È illegittimo il provvedimento di archiviazione della procedura di regolarizzazione per il colf badante straniero, che si basi sul fatto che nessuna delle parti, datore di lavoro e lavoratore straniero, si siano presentate nel giorno in cui erano state convocate per completare la procedura di emersione, senza che risulti alcun giustificato motivo. Nel caso trattato dalla sentenza in commento, non si può affermare che la mancata presentazione delle parti fosse ingiustificata. Non lo era senza dubbio quella del lavoratore, che era stato arrestato solo alcuni giorni prima, ma non era neppure quella del datore di lavoro, il quale, se anche si fosse presentato, non avrebbe certo potuto completare la procedura di emersione proprio per la mancanza giustificata del lavoratore. Né si può credere che il datore di lavoro, non presentandosi, abbia voluto manifestare la sua intenzione di rinunciare all'emersione o comunque abbia espresso il proprio disinteresse verso tale procedura, visto che successivamente per ben due volte ha richiesto una nuova convocazione presso lo sportello unico.